Benvenute e benvenuti, nuovo appuntamento per Giù di Sotto, Piazza San Cosimato 39, come ogni mercoledì da gennaio e fino a fine maggio, tre eventi in uno, una mostra, la presentazione di un libro, la proiezione di un documentario. Quest'oggi abbiamo con noi Giovanni De Luca con la sua mostra Avvolti nel silenzio, poi avremo ospite gradito Marcello Baraghini con il catalogo dei cataloghi Stampa Alternativa 50 anni in 1000 libri e poi la proiezione del documentario di Oreste Crisostomi, Alessandro De Florio e Simone Santamaria, Give Me the End You're At. Allora, Giovanni, ben trovato, un piacere averti qui. Parliamo di questa mostra, raccontiamo, visto che siamo in diretta, a chi non sta vedendo la mostra, di quanti scatti si tratta. Intanto diamo i nostri saluti. Buonasera a tutti. Ora vi invito a vedere questo spazio off di Piazza Trastevere, Piazza San Cosimato di Trastevere, ovviamente, per dare l'emozione, è una prima personale, quindi ora. Ed è bellissima, devo dire, vederla, ve lo dico io sinceramente, vi consiglio di vederla. Ora, sono 16 scatti, tutti analogici, tutti, fatti analogico, 35 mm e devo dire che, wow, ragazzi, sono veramente emozionato a vederli da qui. E nulla, perché questa mostra? Questa mostra è stata un'esigenza, sì. Di vivere ciò che ho vissuto, far vedere a voi che venite, per voi visitatori, le mie emozioni, provare, ho messo su pellicola, su carta, le vostre, o meglio, perdonatemi, le mie emozioni, e affinché voi le possiate leggere. E se non dovete leggere per forza assolutamente queste emozioni, il mio lessico già che barbetta, già si nota, però vi deve arrivare tramite l'immagine, tutto bianco e nero, esclusivamente bianco e nero, vedrete tutto il mio sapere, tutto quello che potete immaginare. Sono tele bianche. Sono delle piccole tele bianche, per voi che non sapete nulla di questo tema. E quindi potreste e potete, siete liberi di immaginare la qualsiasi. Questo tema, questo titolo è un mio, ma ce ne sono mille di titoli da dare ad ogni singolo scatto. E questo sarete voi a darlo. Venendolo qui, fino al 21, a visitare in questo spazio magnifico e date voi il vostro giudizio. Grazie a voi. Giovanni, si tratta di tutti i ritratti urbani. Sì, sono ritratti urbani da non confondere con la street art. Wow. Scusate, non me la sto tirando, ma odio questa street art, perché non sono una street art, non lo so, sono un fotografo, documento il mondo che mi circonda, e quindi c'è la qualunque, ci sono dei volti, dei visi che esprimono, delle pupille che parlano, dei gesti, delle cose che io vedo e fermo, un attimo, una sensazione, un'emozione, una persona, un movimento, ed è lì che mi soffermo, e quell'attimo è mio da donare a voi. L'importanza della mostra è data anche dal fatto che sono più di 40 anni di tua storia fotografica ed è la tua prima personale. Ecco, ci racconti anche un po' il tuo percorso, visto che si tratta di 40 anni di esercizio fotografico. Grazie per aver detto la mia età, ovviamente, quindi sono più di 40 anni. Ok, sì, detto ciò, sì. Già in culla. Esattamente, già in culla, ti ringrazio.
Sì, questo percorso è dovuto da un'esigenza che appunto mettere perché, perdonami, ripeti la domanda. È il tuo percorso artistico. Ok, ovviamente. Il percorso artistico. Ora, il percorso artistico che ho fatto in tutti i scatti, ma non solo quelli che ho esposto, ma che poi alla fine, riguardando gli scatti e la propinature, sono sempre ricorrenti, sono sempre quelli, sono i volti. I volti che mi perseguono, tra virgolette, cioè, la ritrattistica, e è bello vedere, fermarsi e vedere le persone quali sono, come sono, perché guardano, cosa guardano, ed è questo che è fuori di ogni qualsiasi cosa. E anche se in uno scatto non c'è evidenziata una persona, ma c'è un qualcosa che racconta quella persona e chissà cosa. C'è uno scatto qui che non si vede una persona, però c'è. E forse non essendoci racconta ancora di più questa persona. E anche i tuoi studi riguardavano sì. La fotografia. Sì, perdonatemi, però. Sì, ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte, assistito d'amico in fotografia, mi sono diplomato e ho proseguito i miei lavori, i miei studi in fotografia artistica, sempre solamente bianco e nero, sviluppando bianco e nero analogico, bianco e nero, quindi ho maneggiato acidi, carta, pellicola da 50 anni, ecco. E ora sapete perché sono diventato così, però detto ciò, va bene, confesso, però è così, quindi questo è ciò che ho prodotto in 50 anni, wow. 16 scatti? 16 scatti in 50 anni? No. Allora, è una 16 scatti. Allora, che patrimonio. Allora, delimitiamo l'opera. Delimitiamo quest'opera, giustamente. Allora, diciamo che in 30 anni di lavoro e di scatti analogici, che comunque sia è questo il tema. Comunque sia, lavoro in digitale, però non per questo tipo di situazioni. Il digitale lo uso, ma raramente, pochissimo, e proprio per cose, ma veramente, cioè, sta lì e prende una muffa, in poche parole, il mio digitale. L'avrò fatto 1000 scatti, a dir tanto, in non so quanto tempo. Sono lì. Perché ce l'ho, punto. Però era così. Invece questa opere, tutto analogico, 6,6 e 35 mm, quindi va avanti da 30 anni. Da 30 anni ho scelto queste 16 con molta estrema fatica, perché se fosse stato per me, forse ne ho scelta una. Forse una. Una? Sì. Quella. Per chi non ci sta vedendo, ovviamente. Di cosa si tratta? Qual è l'oggetto? Allora, l'oggetto del contenente è il contenente, o meglio, la storia che c'è dietro, praticamente è un tronco. Un tronco con due scarpe rotte, bagnate, intrese di acqua. E ho giocato con l'unico raggio di sole che entrava da una nuvola, dopo un'acquazzone tremendo, e tra me, tra l'occhio, tra il fotografo, il soggetto, c'era una persona. È l'unica foto esposta in questo spazio dove non ci sono persone. E quella foto, secondo me, racconta tutto. È quel silenzio, è quell'avvolgere il silenzio. E l'unica, dato che la foto è anche... perché la foto è geometria, soprattutto è tagliata nettamente da un raggio di sole dove si vede dal pentaprisma, e qui in Politecnica, per chi sa, chiude tutto il diaframma e il pentaprisma va a esagonare tutto quanto il raggio di sole. Gianni, hai uno studio per chi volesse saperne di più sulla tua attività.
Avevo uno studio fotografico, sì, avevo uno studio fotografico, bensì l'ho chiuso. Almeno l'ho chiuso e perché per soldini, si può dire. Quindi non ho uno studio fotografico, ma attualmente però lavoro ad Avvenire. Avvenire, sono ben 22 anni che lavoro lì, nella redazione romana di Avvenire. Ho fatto per 20 anni sempre assistente di studio, sviluppo stampa di fotografia in bianco e nero, e quindi ora, dal 2001, finora, e continuerò, spero, a lavorare nella redazione romana di Avvenire e proseguendo questo, ma non come hobby, come professione, perché mi reputo da oggi, perché ho scritto in un manifesto. Tolgo, prendo una frase, faccio mia anche la frase di Gianni Berengo Gardini, il mio maestro. Io non sono un artista, sono un fotografo. Come riferimento hai un sito internet, pagine social? Appunto, come dicevo, dato che lavoro solamente in analogico, non ho una pagina internet, ho soltanto riferimento social. Quindi Gianni De Luca su Facebook mi trovate, stop. Solo questo è me. La mostra Avvolti nel silenzio, Gianni De Luca, in esposizione fino al 21 maggio. Grazie di essere qui. Grazie a te, Federico.